L'economia britannica dopo il coronavirus procede ancora più lenta delle previsioni. Secondo i dati dell'Ufficio delle Statistiche Nazionali, la crescita del PIL registrata a maggio, primo mese dopo l'allentamento del blocco, è pari all'1,8% rispetto al mese di aprile, che a sua volta aveva registrato un meno 20,3%. Oggi l'economia globale del Regno Unito ha bruciato quasi un quarto del suo valore rispetto a febbraio. In questo quadro ci si attende un'impennata della disoccupazione che potrebbe raddoppiare superando quota 3 milioni, un valore mai visto dalla fine degli anni 80. A rendere la strada in salita c'è anche la prossima conclusione del programma di aiuti governativo per alleviare le conseguenze del blocco produttivo e che a regime avrà trasferito alle imprese 27,4 miliardi di sterline di denaro pubblico. Uno strumento, quello della spesa pubblica, a cui il governo conservatore sta attingendo a piene mani. La scorsa settimana il capo del Tesoro, Rishi Sunak, ha annunciato il varo di ulteriori aiuti economici a favore degli imprenditori che riportino al lavoro i propri dipendenti rimasti inattivi nei mesi scorsi.